Le Vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Buonasera e ben ritrovati a questo ormai consueto appuntamento con Terminal 1. Questa sera qui con noi due ospiti d'eccezione, abbiamo Laura Avalle, giornalista professionista. Buonasera. Ciao Laura. Ciao. Giornalista professionista, direttrice del mensile Vero Salute e autrice del libro Le altre me, che, di cui parleremo in questa puntata. E la dottoressa Roberta Cacioppo, mi corregga se sbaglio, psicologa, psicoterapeuta di coppia e sessuologa. Prima però di entrare nel merito della puntata, lasciamo un po' di suspense, abbiamo in collegamento Paolo Buccinelli in arte Solange. C'è Solange? Pronto? Eccolo, eccolo. Ci Ciao, sente? Solange. Ci sente? Eccoci. Sì, non sento benissimo, però sento. Allora ci proviamo. Noi l'abbiamo contattata perché lei è l'autore della prefazione del libro di Laura, Le altre me, e non solo, è anche un personaggio all'interno del libro. Conferma? Sì, sì, sì. Se vuole le racconto brevemente, vi racconto brevemente la storia. Sì, diamoci del tu, assolutamente. Raccontaci come è successo questo intreccio di incontri e come sei finito poi a scrivere questa prefazione. Allora, io conoscevo Laura Avalle da diverso tempo, siamo molto molto amici. Un giorno mi ha parlato di questo strano e meraviglioso personaggio che sarebbe la signora Ferri, Marta Ferri. E niente, poi un giorno all'improvviso mi sono trovato di fronte Laura Avalle e la Marta Ferri, e quindi l'ho conosciuta, diciamo, insomma, sì. E qui subentra un po' il mio ruolo, cioè da buon sensitivo che sono, ho cercato di capire, di tirar fuori dalla tente di questa persona tutto quello che aveva ghettizzato dentro, e ho scoperto che non c'era soltanto l'erotismo, il sesso e la voglia di fare così, di vivere delle trasgressioni molto forti, ma c'era anche una donna molto sensibile, e io ho cercato di fargli capire che la vita non è fatta solo di sesso, ma è fatta anche d'amore, di cose, di entusiasmi, di colore, e qui è nata questa bella amicizia anche con lei. Ecco, questo è un po' il sunto. Io vorrei dire che questo libro, oltre a esserci delle pagine di vero erotismo puro, Laura è riuscita a ritrasmettere tutto quello che la Marta gli ha raccontato, e c'è anche una bella positività, cioè ognuno si può immedesimare in questo libro, dal gay al trans, al nobiluomo, alla donna delle pulizie, al maggiordomo, alla casalinga, perché ognuno si può ritrovare. Infatti le altre me sono anche gli altri me, ognuno si può trovare e ritrovare. Hai un po' espresso i concetti che esprimi nella prefazione, dicendo che non è solo, come hai detto tu, Eros portato all'estremo, ma è una storia di dolcezza, di magia, di solitudine, di spiritualità. Esatto. E valeva la pena quindi raccontarla, e Laura credo l'abbia fatto nel modo più straordinario. Sì, straordinario. Guarda, scusa, ti interrompo. Prego. Non è perché è la mia amica, ma io ho letto e riletto il libro e devo dire che veramente Laura è veramente
ovviamente si chiama di cognome A Valle. Io devo dire che è una valle piena di emozioni, di colore, di fiori multicolor e di voglia di vivere. È veramente un bellissimo libro. Io l'ho già letto 3 o 4 volte e lo rileggerei di nuovo, perché veramente ognuno, come ho già detto, si può ritrovare, immedesimare e viverlo, perché ci sono persone, purtroppo, cara amica mia, che certe emozioni le vivono mentalmente, altre le vivono così tramite altre persone, altre le vivono con se stessi. In questo libro c'è proprio la totale, unita anche alla sensibilità, alla voglia di crescere, alla voglia di vivere, alla voglia di andare avanti in un mondo che è pieno di corruzioni, ma se si vuole non è soltanto un mappamondo, ci sono ancora fiumi, laghi, colline, montagne e c'è ancora tanto amore, basta saperlo scoprire, ecco, questo è quanto. Allora, grazie, il tuo grazie, contributo, mio. Ti saluta anche Laura. Il tuo grazie, ciao Laura, saluto anche la dottoressa che so che è lì al suo fianco, sì. Perché Laura me l'aveva detto, io no, non vi vedo perché sono nella mia bellissima Toscana, però quando vado in giro seguo molto le vostre trasmissioni che non soltanto parlano ma raccontano, il che è una cosa fantastica. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Solange, grazie del tuo contributo. Ecco, insomma, Solange ha un po' introdotto quello che sarà il tema di questa puntata. Prima di entrare nel merito, però, ti andrebbe di accennare proprio brevemente un pochino la trama. Abbiamo questa coppia meravigliosa. Marta Ferri, giovane biologa, 35enne di Milano, e Luca. Sì. A un certo punto cosa succede? Che Luca se ne va via di casa senza dare una spiegazione e lì tutte le certezze di Marta improvvisamente crollano. Poi per un effetto domino il lavoro va male, arriva poi a perderlo, muore la nonna e lei si perde. Parte per un viaggio a Cuba dove vive la sorella per ritrovare se stessa. Conosce Babalao, Vigenti, Santere, conosce la religione Yoruba praticata dalla gente del posto, torna a Milano, però non si sente rinnovata, cambiata, ormai siamo lontani dai tempi del viaggio terapia del famoso Tiziano Terzani, in un'epoca globale dove ormai basta un clic sul cellulare e sei proiettata in altri continenti. Quindi cosa succede? Che lei impara a vivere, torna a vivere, si fa nuove amicizie, perché le amicizie che aveva prima sostanzialmente era quella che divideva con il suo fidanzato, trova un nuovo posto di lavoro, ritrova la fiducia in se stessa, fino poi ad arrivare a conoscere Solange e da lì poi le cambierà tutto. Naturalmente tutto questo racconto è intervallato anche da flashback che la riportano indietro al tempo in cui lei stava insieme a Luca. E ci sono queste scene molto forti, parlavamo, dove c'è un sesso anche proprio crudo, così come deve essere, perché parliamo di realtà molto borderline, che poi ne parleremo appunto con la nostra dottoressa. E insomma non sappiamo poi come va a finire, se c'è un riavvicinamento o meno, insomma vedremo, lo lasciamo lettore, un po' di suspense al lettore. E proprio forse per questo aspetto del sesso un po' crudo eccetera, questo il tuo libro è stato affiancato, è stato paragonato a 50 sfumature di grigio, però in realtà è molto spiegaci, diverso allora per certi versi parliamo di sesso, quindi ci sta che comunque venga paragonato a, però cosa c'è di diverso? C'è che qui è tutto vero, cioè in 50 sfumature abbiamo questo giovane rampollo super milionario con questi aerei, questi grattacieli, questi insomma, e questa stagista Anastasia, anche forse scusa per capriccio lui, no? Perché è un tipo viziato, esatto, vuole sedurre questa giovane stagista inesperta, neanche troppo attraente se vogliamo all'inizio, prima maniera, poi diventerà bellissima sotto le mani appunto del Mr. Grey, però ecco. E invece nel mio libro, in Le altre me, non c'è nulla di tutto ciò, i personaggi sono reali, esistono, Marta Ferri esiste, Solange, l'abbiamo sentito, esiste, c'è la faraona di Cuba, la veggente più potente di tutta L'Avana, c'è la santiera Vivian e non solo, ci sono altri personaggi che insomma rientrano nella storia e che sono comunque personaggi
attinenti che esistono esattamente nella realtà. E poi c'è questa storia di sesso, cioè questa coppia normale, borghese, che trasgredisce, e è una storia sostanzialmente anche logorata dalla routine che potrebbe accadere a ciascuno di noi. Infatti, dottoressa Cacioppo, lei cosa ne pensa? Potrebbe davvero accadere a ciascuno di noi? Potrebbe davvero accadere, sì, di fatto, come un po' succede nel libro, le coppie a un certo punto può succedere che passi in un momento di difficoltà o di crisi, o comunque un momento in cui cercano di rimettere un po' le cose in discussione. Allora può succedere che, per quanto attiene alla sfera sessuale, per esempio, si decida insieme di materializzare determinate fantasie. Qui sta un po' il problema, perché la questione è, dal punto di vista scientifico, diciamo, se la fantasia è qualcosa che aiuta ciascuno di noi singolarmente a, come dire, ad eccitarsi sia fisicamente che mentalmente, in realtà il fatto di mettere in pratica delle fantasie può essere un gran rischio, perché c'è il rischio appunto di confondere il piano dell'immaginazione con il piano della realizzazione concreta. Quindi di confondere fantasia e desiderio sostanzialmente. No? Il desiderio è qualcosa che invece ha a che fare con la relazione con l'altro. Non è detto che le fantasie che possono alimentare così, e rendere più frizzanti le relazioni con il nostro partner debbano necessariamente essere messe in pratica, anzi certe volte possono fare un po' paura. Allora il rischio è proprio quello a volte di invece cercare quasi di lasciarsi un po' troppo andare queste fantasie, cercare di metterle in pratica, quando poi ci si scontra con la realtà potrebbe essere che ci si spaventi un pochettino. E potrebbe essere anche quindi poi problematico per il rapporto di coppia, quindi a posto di risollevare un po' gli animi, qual è l'elemento destabilizzante, diciamo, passare dalla fantasia alla realtà? Proprio l'elemento destabilizzante è quello, cioè il fatto che si passi dall'immaginazione a qualcosa che invece prende forma concretamente. Mentre nell'immaginazione noi possiamo essere un po', tra virgolette, onnipotenti. Certo. No? Spesso appunto le fantasie di fatto che una persona può avere, se poi gli chiedi le vorresti mettere in pratica, dice come, c'è qualcosa di strano che non mi funziona. Invece a volte alcune coppie decidono in qualche modo di fare questo appunto confondendo un po' i due. Quindi i due l'elemento piani destabilizzante è proprio la realtà, sì, allora come sì, abbiamo detto. Ma è diffusa questa cosa nelle coppie? Cioè queste fantasie tra marito e moglie, tra fidanzato e fidanzata? Sì, devo dire che allora certamente conta il fatto che per fortuna, dal mio punto di vista, si può parlare un po' più di sesso rispetto al passato. Prima, quindi certo, anche dentro la coppia si possono condividere delle cose che una volta assolutamente potevano risultare. E questa già è una bella valvola di sfogo. Questo per certamente la coppia. Sì, è sempre più diffuso il fatto di poter cercare degli espedienti, qualcosa che possa andare aiutare a portare la coppia un po' al di fuori di una routine, che non è detto che ci sia perché si sta insieme da X anni, perché a volte si tratta anche di coppie abbastanza giovani, a volte sono coppie che addirittura si fondano sulla possibilità di avere delle esperienze di un certo tipo, perché hanno già condiviso questa comunione di intenti in qualche modo e decidono di fondare un po' la loro coppia su quello. Noi siamo in chiusura del primo blocco, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, però dopo ovviamente torneremo in studio per parlare del libro, quindi entriamo proprio nel vivo della puntata e capiamo un po' questi aspetti, poi come si intrecciano con la storia che ci racconta, la storia vera tra l'altro, romanzata ma vera, che ci racconta Laura Avalle. A tra poco. Media News opera da 10 anni nel settore della comunicazione. La parte videogiornalistica si avvale di una redazione composta da professionisti e di una struttura tecnica all'avanguardia. I
400 metri quadrati di studi e uffici a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, consentono la produzione di numerosi format. Ben ritrovati i nostri telespettatori, nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. La rete capillare sviluppata con le emittenti locali presenti sul territorio italiano, cresciuta negli anni, permette a Media News di disporre di numerosi contenuti, sport, cronaca, politica, e di poter veicolare le proprie produzioni su molteplici testate presenti sul territorio. Tra i clienti dell'agenzia ci sono ANSA, Corriere dello Sport, Tutto Sport, ADN Kronos, Yahoo, Perform, Eurosport, La 7 e molti altri ancora. Eccoci tornati in studio, ci siamo lasciati prima della pausa con Roberta che ci ha parlato un po' di queste fantasie nelle coppie, cosa succede effettivamente quando si passa dalla fantasia alla realtà e quale può essere l'impatto che questo ha su una coppia, ma adesso torniamo a parlare del libro di Laura. E la prima domanda che ti faccio, c'è stato questo incontro con Marta Ferri, che è una figura, una donna, esiste ed è una biologa milanese tra l'altro, ma tu l'hai conosciuta per lavoro? Per lavoro, esatto. Io, come dicevi prima, sono una giornalista, esatto. Dirigo questo mensile che si chiama Vero Salute, edito dalla Di Print Editore, e era una conferenza stampa sulle cellule staminali e incontro lei, che è appunto biologa ricercatrice. Iniziamo a parlare per lavoro, inizio a farle alcune domande. E poi sai come succede tra donne, no? Quando ci pigliamo, è una cosa proprio a pelle. Siamo diventate amiche e le amiche si confidano. Quindi siamo passati a parlare dal lavoro alla vita privata e sempre scava, mi ha raccontato appunto il suo passato molto particolare con Luca. Un segreto che lei si era portata appresso per tanto tempo e quindi diciamo che le pesava proprio. Aveva anche l'esigenza di esatto, liberarsi, tirar fuori tutto, esatto, sì. Però io mi chiedo, una volta che siete diventate amiche, no? Non so quanto tempo sia passato da quando vi siete conosciute a quando poi è arrivato il momento delle confidenze. Certo. Ma queste sono confidenze abbastanza piccanti, direi. Cosa hai provato? Cioè, come sei rimasta? Insomma, è stato un attimo uno shock iniziale, perché, oddio, siamo tutti grandi, vaccinati, certo. Poi comunque ognuno per il lavoro che fa, anche sul giornale, abbiamo la sessione vita di coppia, abbiamo i nostri bravi esperti che spiegano anche le dinamiche, le problematiche di coppia. È capitato anche di trattare tematiche di questo genere, per cui non c'è niente di nuovo, nessuno ha scoperto nulla. Però è normale che quando invece la senti raccontare da una persona così vicina, amica, rimani colpito. Ma io sono rimasta colpita non per la cosa in sé, ma perché partecipavo alla sua sofferenza. Io ho sofferto con lei e per lei mentre mi raccontava queste cose, perché sono delle cose molto forti. E, all'inizio credo che nascano un po' per gioco, poi però quando entrano così nel vivo possono ferire e marchiare, certo. Come esatto, un marchio a fuoco. Anche perché ha iniziato a raccontarmi di questi locali torbidi dove si svolgevano gli scambi di coppia, come è stata la sua inizializzazione, altre pratiche di gruppo, insomma, belle toste. Non leggevo il sorriso nelle sue labbra, cioè leggevo un'espressione di tristezza. Tutte forme che lei e Luca condividevano insieme sotto forma di quello che loro chiamavano un tradimento controllato. Ecco, un tradimento controllato. Dottoressa, cos'è questo tradimento controllato? Perché o si tradisce o non si tradisce, per me. Poi non so. È una delle ultime mode, diciamo. Ah, ecco, è una tendenza, allora, diciamolo subito. Esiste, me ne hanno parlato diverse persone, ho letto delle cose in giro, non c'è ancora molto. Esiste, lo chiamano tradimento controllato o tradimento consenziente. Mm. Quindi il tema è proprio quello del ti tradisco, ma tu lo sai. Mm. Anche questa ovviamente è una questione che viene condivisa tra i due della coppia. Le dinamiche di solito hanno a che fare con, certamente col tema della trasgressione,
anche, mi viene da dire, un po' col tema del controllo, perché in fondo non è un vero tradimento, perché tradere dal latino significa portare al nemico, no? Sì. E fondamentalmente se io ti dico che ti sto tradendo, è vero in parte, perché il tradimento in sé implicherebbe anche il fatto di nascondere questa cosa, no? Questo è vero. Quindi il tradimento consenziente o controllato, da questo punto di vista, ha una struttura un po' bizzarra. È sempre più diffuso. La questione dello scambio di coppia viene compresa all'interno di questa questione del tradimento controllato. Si tratta di condividere questa cosa che rimane però all'interno di un legame della coppia che fino a un certo punto dà un po' l'illusione, mi viene da dire, di poter rinsaldare la coppia, perché tu vai con un'altra persona ma io lo so e tu alla fine torni sempre da me. Però anche qua, come la questione che dicevo prima, quando poi ci si scontra un po' troppo con la realtà e si rischia di perdere il controllo, bisogna un po' vedere poi che effetti fanno certe cose sulla coppia, anche perché sulla carta, a volte anche solo per curiosità, una persona ci prova, però poi quando sperimenti veramente quel tipo di, appunto, di esperienza di vita, non è detto che tu abbia potuto prevederne le conseguenze prima. Ecco, forse quello che è successo poi. È quello che è successo, appunto, che si può leggere anche nel libro, quello che diceva la dottoressa, che a ogni confine che la coppia raggiunge, quindi come si legge anche Marta e Luca, c'è sempre un nuovo confine da raggiungere, perché quello prima non basta più. E da cosa dipende questo continuo desiderio di volersi superare, nonostante forse uno dei due si stesse rendendo conto che non era proprio la strada giusta, probabilmente? Ma dal mio punto di vista, spesso in queste situazioni quello che succede è come se determinati tipi di pratiche, diciamo, diventassero un po' come una specie di droga, quindi come una sostanza di cui noi abbiamo bisogno, di cui il corpo ha bisogno fisicamente, il corpo anche la mente in realtà, perché gli effetti poi sono anche evidentemente psicologici. E quindi in quel senso ogni volta c'è bisogno di alzare il tiro, perché è come se si raggiungesse una specie di plateau, un po' di assuefazione. Come con l'adrenalina. Sì, assolutamente, diventa quindi una specie poi di sfida con se stessi. E il tema che viene fuori, quando anche tu sottolineavi che forse a un certo punto uno dei due non era più tanto convinto, rimane di fondo quello della comunicazione, cioè quanto nella dinamica di coppia di cui dicevamo prima si è in grado di mettere veramente sul tavolo quello che io sto provando, no? Quindi a monte, quanto io sono in grado di rendermi conto che questa cosa la voglio veramente, o che invece magari la sto facendo perché ho paura di perdere l'altro. O peggio ancora, perché mi aspetto che l'altro lo voglia da me e a volte si scopre che anche l'altro in realtà avrebbe tentennato. Certo. Perché poi insinuarsi in queste situazioni così estreme, cioè io ho letto, ora siamo in fascia protetta, dirò un termine che forse spero mi passeranno, ho letto di gangbang, ho letto di esperienze veramente che insomma, uno nella vita, a meno che non ha delle tendenze particolarmente focose, certo, non immagina. Parliamo sempre, esatto, di un amore malato. Infatti è quella la sensazione che traspare. Che arriva al patologico proprio. Insomma, vogliamo anche vorrei spiegare con questo libro il fatto, e la dottoressa non so se me lo può confermare, che è vero, allora, questo è un amore malato che si spinge davvero tanto oltre, però non è un caso così raro. Ecco, infatti. Purtroppo, cioè, diciamo, no? Perché comunque è proprio un violare l'amore. Anche se però, scusami, dipende poi dalle persone, Laura, perché io per esempio ho conosciuto tempo fa una coppia che ha scoperto di voler essere una coppia aperta, no? Quello che adesso si chiama tradimento controllato, forse un tempo si riferiva alla coppia aperta, e loro due hanno costruito una famiglia addirittura, anche ostentando con un certo orgoglio questa nonchalance nel vivere una vita così aperta. Anche dipende, perché quello, poi... certo, quello che è trasgressivo per te potrebbe non esserlo per me, e viceversa. Poi cambiano chiaramente i costumi, l'epoca corrente, cambiano, no? Ci sono tante variabili da tenere in considerazione, la religione. Esatto, e qui torniamo poi al titolo del libro, le altre me.
perché comunque all'interno di una persona, lo dici tu e lo dice anche Marta nel libro, all'interno di una persona esistono miriadi di sfaccettature, sta sì. a noi decidere quale fare emergere, quindi probabilmente Marta l'ha trovata questa sfaccettatura, ma non ha ritenuto forse il caso di farla esplodere. Ma con Marta, con questo, adesso ci spostiamo un attimo in un altro aspetto di questo libro. In tutte le interviste, sai che ho scavato molto su di te, in rete, eccetera. Tu sei una giornalista comunque che parla di salute, che parla di temi, diciamo, scientifici. Sì. Ma la stessa Marta è una biologa. Esatto. Ma il tema del destino, degli incontri casuali, che però il caso non è il caso perché tutto è deciso da un disegno superiore, eccetera, è molto ricorrente. Come la vivi tu? Cioè, come... Io ci credo. Ecco. Io assolutamente credo nei segni che la vita ci vuole dare, ci vuole regalare giorno dopo giorno, e che magari ai quali noi non prestiamo neanche troppa attenzione, però a volte sono davvero tanto forti, tanto evidenti. Perché sennò uno non se lo spiegherebbe, no? Tante volte poi uno capisce che gli succede un qualche cosa e magari la prende male, dice oddio, mi è capitata questa, che sfortuna. Poi magari col senno di poi capisci che non tutto ciò che è male è male, non tutto ciò che è bene è bene, e che dietro c'era veramente un disegno. Mm-hmm. Però lo capisci dopo, non lo capisci nel mentre che lo stai vivendo. Per questo io in comune con te, perché anch'io ho scavato su di te, mia cara. Ah! Non a caso da brava giornalista, poi ti ho chiesto subito l'amicizia su Facebook. Brava! Esatto, e ho capito che tu anche sei un ottimista, sì? E un entusiasta della vita come me. Esatto, quindi... infatti una frase che ci accomuna è: sono un inguaribile ottimista, frase di Laura Valle, che mio marito mi sente continuamente ripetere. È molto bello questo aspetto degli incontri, anche proprio lo stesso incontro con Marta, che è capitata così. E piccola nota tua autobiografica nel libro, se vogliamo, è un po' un intreccio anche di il tuo desiderio di voler raccontare, di voler esprimere dei sogni, dei pensieri, così. Però c'è stato un episodio nella tua vita nel 2013 che ha un po' segnato il tuo cammino. Vuoi dire tu? Che... Beh, è stata la scomparsa di mia nonna paterna, nonna Agnese. E quindi lei questo grande conflitto interiore? Sì, lei era una sorta di mia seconda mamma. Io dico sempre la verità, quello che quando attraversavo un momento difficile, quando mi veniva da piangere, quando da piccola magari litigavo con mia sorella, con mia mamma, facevo due cose: andavo da nonna, che mi dava subito un cioccolatino e poi mi prendeva tra le sue braccia, mi coccolava, e mi mettevo a scrivere, perché insomma mi liberavo. Mancando nonna Agnese, ho fatto l'unica cosa che credo forse so fare veramente, quella di scrivere. Io purtroppo ho tanti limiti, non so cucinare, mi impegno, certo, io però oddio, sono mediocre, però insomma, scrivere proprio faccio parlare il cuore, quindi ho fatto questo, insomma. Lo scopriremo, quindi. Ho vissuto due volte questo evento, questa emozione, questo dolore, insomma, che l'ho rielaborato, ecco. Mm-hmm. Ho usato un po' questa forma di scrittura terapia. Ecco, e anche qua emerge il tuo lato positivo, perché da una cosa estremamente, da un lutto che è un'esperienza che segna ed è estremamente forte per ognuno di noi, hai saputo tirare fuori un qualcosa di bello, che, come ha detto anche Solange, parla a tutti, non si rivolge a un tipo di lettore specifico, ma parli alle persone in quanto tali, parole tue, a persone piene di sfaccettature. Esatto. Prima di chiudere, una domanda su il confine. Una coppia che ha raggiunto il confine, desidera superarlo, può essere recuperata, arrivata a quel punto? Ci sono ancora speranze, no? Sì, no, le speranze ci sono, sì. Sta sempre che nel fatto che la coppia è l'incontro di due persone. Mm-hmm. Quindi alcune coppie ce la fanno poi da soli, arrivati al momento di crisi, ad attraversarlo e a superarlo. Alcune coppie fanno più fatica, alcune coppie si rivolgono poi agli specialisti. Agli specialisti, quindi sono quelle che tendenzialmente vedo io.
La questione è sempre quella di ho a che fare con una crisi, devo comunque elaborare, è una forma di lutto anche quella, cioè ecco, significa lasciare una situazione passata, conosciuta, nota, per quanto magari dolorosa, attraversare una crisi ancora più dolorosa, un momento più doloroso e poi uscirne. Quindi sì, le cose si affrontano, a volte le coppie arrivano e vogliono stare insieme e ci riescono, a volte arrivano e vogliono stare insieme, arrivano nel senso per esempio nel mio studio, e poi scoprono piano piano che invece è arrivato il momento di salutarsi, ma possono forse trovare un modo per salutarsi e stare bene e mantenere il loro rapporto, a volte le coppie vengono direttamente per salutarsi, insomma. Anche in questo caso si tratta di trovare un po' una comunione di intenti. Una comunione di intenti è un punto di incontro. Cosa vuoi dire ai lettori che in libreria possono trovare questo libro? In libreria, esatto, su Amazon. E nulla, io volevo ringraziarti e ringraziare la dottoressa per questa grande possibilità, anche perché così abbiamo dato anche un'altra chiave di lettura di questo libro, perché la presenza psicologica del libro, dei personaggi, è trattata in modo molto forte e potente, e capire anche questa cosa aiuta magari a entrare per certi aspetti nel libro in maniera anche così diversa, perché non è solo appunto un romanzo di sesso. Esatto. Come dicevi prima, c'è dell'altro e c'è questo aspetto molto molto forte. Quindi, e quindi vi invito a leggere questo libro e a scoprire come andrà a finire. Intanto grazie. Io saluto le mie gentilissime e squisitissime ospiti, Laura Valle e la dottoressa Roberta Cacioppo. Grazie. Noi ci rivediamo alla prossima puntata qui con Terminal 1. Arrivederci. Le vigne De Caro. Dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 4208. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante.